Eccoti e bentornato. Come promesso, oggi affrontiamo l'argomento del cervelletto, quindi stiamo sempre parlando del sistema nervoso centrale. Bene, il cervelletto è una struttura che si trova posteriormente al tronco encefalico ed è connessa al tronco encefalico da delle strutture di cui abbiamo già parlato, o meglio accennato, che sono chiamati peduncoli cerebellari, superiore, medio e inferiore. Bene, il cervelletto rispetto ad altre strutture del sistema nervoso centrale, ovvero sappiamo che le principali sono l'encefalo, il cervelletto, che è il tronco encefalico, il midollo spinale, beh, è una struttura comunque non così voluminosa. Attenzione, quando parlo di encefalo io mi riferisco a quello che comunemente viene chiamato cervello, ma in medichese si chiama encefalo. Bene, ha, diciamo, macroscopicamente una struttura simile all'encefalo, ma in realtà a livello della microstruttura è ben differente, ha delle dinamiche, delle strutture, delle caratteristiche molto specifiche e poi soprattutto è volumetricamente più piccolo. Bene, abbiamo detto che si trova posteriormente al tronco encefalico e adesso è connesso tramite peduncoli cerebellari. Allora, i peduncoli cerebellari superiori sono anche chiamati brachia congiuntiva e hanno una forma appiattita e sono tesi tra il tegmento mesencefalico e l'ilo del cervelletto. I peduncoli cerebellari medi invece sono chiamati brachia pontis, che in italiano vuol dire braccia del ponte, che si estendono appunto tra il ponte e l'ilo del cervelletto. I peduncoli cerebellari inferiori invece sono anche chiamati corpi restiformi e si estendono dalla metà superiore del bulbo all'ilo del cervelletto. Quando parlo di ilo, in generale di qualsiasi organo, intendo quella parte a livello dell'organo in questione in cui penetrano i fasci vascolonervosi, penetrano o fuoriescono comunque. Sono proprio l'ilo rappresenta il punto di accesso all'organo da parte di vasi e nervi. Bene, il cervelletto è una struttura che ha un peso di circa 130-140 grammi e le superfici cerebellari sono delle strutture che nell'insieme vanno a costituire una sorta di ovoide appiattito. Un ovoide che non è rivestito da sostanza bianca come avviene invece per il midollo spinale e per l'encefalo anche, ma da sostanza grigia. Nel complesso questa sostanza grigia si organizza a costituire una corteccia cerebellare, proprio come avviene nell'encefalo, dove abbiamo la corteccia cerebrale, quindi stai attento alla terminologia. Sempre corteccia è, ma diverso è la corteccia, parlare di corteccia cerebellare da corteccia cerebrale. Distinguiamo a livello del cervelletto una porzione mediana chiamata verme, particolarmente estesa, una porzione laterale che si diparte dalla precedente ed è detta emisfero o lobo cerebellare. Per questo ti dicevo che analogamente all'encefalo troviamo delle strutture molto simili, quindi la corteccia, gli emisferi. E il lobo, quindi l'emisfero, è una struttura pari, quindi ne troviamo due, uno destro e uno sinistro, simmetri, sono due strutture simmetriche. In sezione il cervelletto risulta ovviamente molto più... In sezione riusciamo a avere molto più chiara la disposizione della sostanza grigia e bianca. Tuttavia a livello della sostanza bianca si possono individuare delle componenti che non sono per nulla da trascurare e sono delle componenti di sostanza grigia. Quindi la sostanza grigia ce l'abbiamo sia disposta esternamente a costituire la corteccia, ma ce l'abbiamo anche internamente, immersa all'interno della sostanza bianca. Possiamo dire che il cervelletto ha due facce, suddivise all'esterno dalla presenza di una fessura orizzontale. Abbiamo due incisure, una anteriore e una posteriore, che mediano il rapporto del cervelletto rispettivamente con il quarto ventricolo e con la falce cerebellare. Allora, il diametro antero-posteriore. Allora, il diametro antero-posteriore è di 3-4 cm a livello del verme, 6-7 cm a livello degli emisferi. Quello trasverso è di 8-10 cm, mentre quello cranio-caudale si aggira intorno ai 5 cm. Il cervelletto, presentando una forma a sfera appiattita, non lascia individuare
superfici univocamente. Il cervelletto, presentando una forma a sfera appiattita, non lascia individuare superfici univocamente identificabili. Convenzionalmente individuiamo due facce, superiore e inferiore, le cui strutture risultano tuttavia rivolte parzialmente anteriormente e parzialmente posteriormente. Poi c'è una faccia superiore che è solcata da varie scissure, in particolare scissure che hanno la funzione di incrementare la superficie utile. Queste scissure delimitano i cosiddetti folia. Lo so che la terminologia è un po' complicata, però una volta che si entra nel meccanismo, nella logica e si leggono più volte, studiano, si ascoltano più volte questi termini, la questione diventa leggermente più semplice. In realtà comunque rimane complicata, come ti preannunciavo nelle lezioni precedenti. In questo argomento ti invoglio veramente, se sei interessato, ad approfondire, ovviamente, perché io ti sto facendo veramente un riassunto ed è chiaro, mi rendo conto che un riassunto di un argomento così complicato diventa difficile da comprendere, soprattutto se la persona non ha delle fondamenta medico-scientifiche. Quindi è chiaro che in un corso di questo tipo uno cerca di dare quante più informazioni possibili, più che altro stimolare allo studio personale, perché è ovvio che per riuscire ad avere in realtà una cultura piuttosto approfondita sulla questione bisognerebbe frequentare un'università che non per nulla è di ben 6 anni, quella generale, da poi aggiungere altri 5 anni per la specialistica. Quindi, e poi tra l'altro, nonostante tutti questi anni di studio, comunque si arriva che si ha l'impressione quasi di sapere meno di prima, no, cioè si ha l'impressione di aver avuto accesso al forse l'1% di quella che è la conoscenza scientifica, che poi non si sa mai se la conoscenza scientifica di adesso sarà quella di domani. Magari tutto quello che stiamo studiando ora risulterà sbagliato un domani, è tutto qualcosa di in evoluzione, appunto, e quindi una continua ricerca, un continuo studio. E quando si dice non si finisce mai di imparare, è proprio vero, soprattutto più che mai in un ambito del genere medico-scientifico. Vero è che per quanto riguarda l'anatomia, la fisiologia, invece, diciamo che le conoscenze che si hanno sono, non vorrei azzardare a dire giuste, vere, immutabili, però sicuramente lo sono di più di un'altra clinica specifica medica, come, che ne so, può essere la gastroenterologia, l'ematologia, l'endocrinologia, quello che volete voi. Qua stiamo parlando di anatomia e fisiologia. Ecco, è da diverso tempo che le conoscenze che si hanno sul campo rimangono le stesse, anche perché basta effettuare un'analisi, un'autopsia, uno studio reale sulla persona, ovviamente deceduta, per arrivare a questo tipo di informazioni. Cioè sono cose che sono visibili. Tutta l'anatomia e la fisiologia è stata fatta da persone che non hanno fatto altro che descrivere quello che vedevano, e tuttora si continua a fare così. Perdonami l'excursus, ma ogni tanto mi perdo, e più che altro ho piacere di condividere dei pensieri che mi vengono in mente mentre parlo. Bene, abbiamo parlato della faccia superiore, parliamo della faccia inferiore del cervelletto. Questa faccia inferiore è convessa, anche questa, come quella superiore, presenta due solchi paramediani che delimitano il verme nella sua parte inferiore. E lo delimitano, lo dividono più che altro dai lobi posteriori. Da questa superficie risulta visibile il velo midollare inferiore, è il punto di congiunzione con il tronco encefalico. In prossimità di questa riconosciamo la presenza di due noduli detti flocculi, che originano medialmente dal nodulo, che è parte del verme. Sono rilevanti per esempio per il mantenimento dell'equilibrio. Per equilibrio intendo proprio l'equilibrio motorio, ok?
Sulla base morfologica riconosciamo un lobo anteriore, un lobo posteriore e un lobo detto flocculo nodulare. Il lobo anteriore è diviso per la interposizione della fessura primaria dal lobo posteriore. Il lobo posteriore è visibile in particolare superiormente ed è diviso per l'interposizione della fessura posterolaterale dal lobulo flocculo nodulare. Il lobulo flocculo nodulare è visibile invece inferiormente. E le due strutture lobali interessano naturalmente anche la componente del verme e non solo quella degli emisferi. Dal punto di vista invece filogenetico, il cervelletto viene classificato in archicerebello, che sta per cerebello antico, vecchio, ed è l'archicerebello comprende il lobulo flocculo nodulare e l'uvula. Questo è localizzato a livello dell'obulo e di parte del verme, risulta essere la parte più mediale della struttura, oltre che il più antico evolutivamente. Poi abbiamo il paleocerebello e il neocerebello. Il paleocerebello è la componente più anteriore della parte laterale, appartenente quindi ai due lobi, ed è localizzato appunto nei lobi anteriori ed è intermedio dal punto di vista evolutivo. Il neocerebello costituisce gran parte del lobo posteriore ed è localizzato quindi nei lobi posteriori ed è il più recente evolutivamente. Su base invece funzionale il complesso del cervelletto viene suddiviso in vestibolo cerebello, spino cerebello e cerebro cerebello. Vestibolo cerebello connesso con la regolazione dell'equilibrio e corrisponde morfologicamente all'obulo flocculo nodulare. Poi c'è lo spino cerebello, che è una struttura che registra le informazioni che derivano dal midollo spinale, per quello si chiama spino cerebello, in particolare la registrazione della postura o la sensibilità propriocettiva incosciente. E morfologicamente coincide con il verme, escluso il nodulo, e con le regioni immediatamente attigue ad esso, che sono regioni paravermiane. Ogni volta che in medicina c'è para qualcosa, si intende a fianco. Quindi paravermiane vuol dire regioni a fianco al verme, parasternale, regione a fianco dello sterno, e così via. Il cerebro cerebello invece riceve connessioni dalla corteccia del telencefalo e viene coinvolto nella organizzazione dei movimenti autonomi come il parlare, il camminare e così via, e regola cioè una sequenza di eventi organizzati, e morfologicamente si colloca nella regione laterale degli emisferi, nella parte prossima al nodulo di una espansione pari detta tonsilla, che non è la tonsilla che troviamo, che possiamo vedere nella bocca, ecco. Presenta tale nome in quanto nell'ambito della sua morfologia ricorda il lobo posteriore delle tonsille. E a tali strutture di divisione convenzionali corrispondono a livello dell'area lobare circostante ulteriori divisioni pari e simmetriche, tanto che complessivamente riconosciamo a partire dalla superficie posteriore diverse strutture che sono il lobulo della lingua del verme e ai lati dello stesso i frenuli della lingua, il lobulo centrale e ai lati dello stesso le ali del lobulo centrale, il moticulus a sua volta classificabile in culmen, declive, lateralmente al quale si collocano i lobuli quadrangolari superiore ed inferiore. Poi abbiamo il folium vermis, ai lati dello stesso i lobuli semilunari posteriori. Poi abbiamo il tuber vermis, suddivisibile in anteriore, che presenta ai lati il lobulo semilunare inferiore, e quello posteriore, che presenta ai lati il lobulo gracile. Poi abbiamo la piramide, che presenta lateralmente il lobulo biventre, e l'uvola o ugola, detta anche uvula, che presenta ai due lati le tonsille. Ancora abbiamo il nodulo vermiano, che presenta ai lati i flocculi. Bene, dopo aver parlato di questa struttura così complessa, ti aspetto alla prossima lezione dove affrontiamo l'argomento del diencefalo. Bene, a presto!